sono il coordinatore provinciale di Italexit Caserta. Oggi siamo qua di fronte alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per depositare la denuncia contro il governo Draghi. Ad appoggio del nostro partito viene venuta l'associazione Il Giusto Dissenso di Pina Pagano. Giuseppina Pagano, presidente di questa associazione. Allora, Giuseppina, io ti voglio domandare innanzitutto una cosa. Quali sono i valori che ti hanno portato poi a fare questa scelta di depositare questa denuncia qua, che è un atto molto forte? Allora, diciamo che il discorso sarebbe molto ampio, però voglio stringere. Allora, in primis i valori sono quelli umani, quindi per me il valore umano va al di sopra di tutte le leggi che si possono scrivere ogni volta che uno ha la voglia di scrivere. Poi rispettare la libertà delle persone, rispettare la salute, rispettare il diritto di vivere la propria vita nelle proprie libertà. Noi abbiamo creato questa associazione che poi è stata creata così, diciamo, non ce l'aspettavamo. Noi abbiamo creato un gruppo di persone, ci incontravamo, ci scambiavamo le problematiche, ognuno le sue, abbiamo fatto tanti interventi importanti, nonostante non siamo né un avvocato e né una persona, insomma, che si occupa di questa cosa, però grazie al Covid io ho imparato a gestire la mia vita e quella degli altri diversamente. La prima cosa è aiutare le persone, questo per me vale più di tutte le altre cose. Poi in tutta diciamo, quest'organo importante che è la libertà, mi sono anche autodeterminata, quindi io sono un legale rappresentante soggetto di diritto internazionale. Ed oggi io ringrazio la persona che mi ha portato a conoscere questa grande verità e ringrazio anche il Tribunale, perché i presidenti sono stati veramente spettacolari, hanno accolto il mio nuovo, diciamo, documento di riconoscimento, perché va al di sopra di tutte le leggi della Costituzione italiana, perché quello è internazionale, ma comunque io devo rispettare anche il terreno e la Costituzione italiana, perché dobbiamo collaborare con le istituzioni e con le persone che vogliono, insomma, il diritto alla vita e al lavoro e alla salute. Poi passo la parola, se sì, e poi ringrazio anche Francesco, perché abbiamo fatto questa sinergia con il suo partito, anche perché in questo momento storico, ragazzi, parlare solo di cose che personali è inutile, cioè noi dobbiamo essere uniti, anche le persone che si sono purtroppo inoculate hanno tutti i diritti di venire da noi a essere aiutati. Noi possiamo, non facciamo discriminazione, quindi le persone che si sono vaccinate per noi sono nostri fratelli, siamo umani, siamo persone, noi dobbiamo aiutarle queste persone qua, dobbiamo aiutare le persone che sono state licenziate, dobbiamo aiutare le persone sospese, dobbiamo aiutare i bambini prima di tutto. Allora, comunque Francesco, io ti ringrazio. Io ti ringrazio mille volte. E poi noi abbiamo presentato. Assolutamente. No. Abbiamo. Sì. Abbiamo presentato oggi, grazie anche a Francesco e a tutto il gruppo, questa querela contro diciamo Draghi. Quindi raga, ogni tanto mi capita pure a me di distorsionarmi. Allora, abbiamo presentato questa querela contro Draghi e tutto quello che sta accadendo, i presidenti li hanno accolti e noi aspettiamo giustamente la risposta dai magistrati e vediamo che cosa succederà nel frattempo. Allora, se permetti, prego. Ti voglio ringraziare a nome di tutto il partito Italexit e voglio fare una puntualizzazione su quello che ha detto Pina. Che Pina ha citato due cose molto importanti, i valori, che è quello della dignità umana e della salute, che l'unità. Oggi il popolo italiano si trova a vivere questa situazione proprio perché è disunito. Oggi c'è bisogno di unità. Dobbiamo, come ha detto pure Pina, una seconda unità didattica. Esatto, fare una seconda unità didattica tra vaccinati e non vaccinati, perché siamo un popolo unico. Anche i vaccinati stanno riscontrando problematiche, anche di eventi avversi. E questo deve fare capire a tutti quanti che siamo sulla stessa barca e dobbiamo sintonizzarci sulla stessa frequenza d'onda, perché questa nostra battaglia è anche per loro, è anche per i vaccinati, per tutti quanti. Poi per i mio fianco qua c'è il vicepresidente dell'associazione, che saluto e ringrazio. Grazie. E a cui faccio un'altra domanda un po' più specifica, visto anche le sue competenze. Che cosa pensi di questa denuncia? È una denuncia molto corposa, molto organica, fatta veramente bene. Che cosa senti? Che cosa puoi dire su questa denuncia? Allora, sono Tommaso Todisco, membro di questa associazione. Io voglio solo far presente una cosa, il diritto a una libera scelta
da cittadino io ho il diritto di scegliere se un trattamento sanitario è obbligatorio o meno. Io mi trovo qui, due giorni fa rischiavo la sospensione dal lavoro perché io non ho potuto scegliere, ok? Quindi torno a ripetere, qui io rappresento 40, 50, 60 persone che sono stufe, vogliono la libertà e io sono qui davanti a un palazzo di giustizia per rivendicare la mia libertà come cittadino. Hanno violato tutti i principi fondamentali, no, non me ne frega niente, tutti i principi fondamentali della Costituzione, tutti, tutti. E una libera scelta, se prevede l'obbligo, ci deve essere l'assunzione di responsabilità. Bravo. Per tre volte all'hub vaccinale mi hanno negato l'assunzione di responsabilità e ho presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica perché un medico non mi ha voluto rispondere alle mie domande. E poi, scusate, quindi io ringrazio tutti loro qui presenti, perché almeno noi facciamo valere i nostri diritti. Esatto. Diritti. Poi c'è la legge che dice che la legge è uguale per tutti, perché questa discriminazione degli over 50 non l'ho capito. Io ho 53 anni a breve e non li fermerò perché lo dice qualcuno che non è nessuno per me. Quindi no, la cosa che voglio poi sottolineare è questa situazione. Purtroppo il governo ancora non vuole fare marcia indietro e noi la cosa fondamentale che bisogna segnalare è il discorso della presenza. Le persone si devono alzare dal divano e devono essere presenti in queste azioni politiche e anche, diciamo così, civili, assolutamente, perché chi sta seduto sul divano, e mi riferisco ai vaccinati e ai non vaccinati, perché tutti quanti si stanno lamentando per questa situazione, quindi io invito a tutti quanti di alzarsi e di partecipare a queste azioni attivamente. Vi saluto e vi ringrazio. Anche noi vi ringraziamo e spero che domani sarà diverso. No, siamo sicuri che è diverso. Sicuramente, perché chi agisce concretizza.